Avete mai visto una BMW M2 kittata in questo modo? Quattro cerchi forgiati, spoiler in carbonio alleggerito e tanto altro carbonio che neanche vi sto a dire. E ovviamente non poteva mancare lo scarico, anzi quattro scarichi a Krapovic. Sentiamoli insieme. E ovviamente certo che l'avete già visto, ragazzi. Se non l'avete vista, perché non avete visto il video di settimana scorsa dove abbiamo fatto un M2 devastante, super kittata. Quindi ve lo lasciamo qui, andate a vedervelo, ma qui andremo a fare tutta un'altra lavorazione. Ma prima di tutto ciò, via col lavaggio. Una volta che la nostra macchina è stata completamente lavata e smontata in ogni suo particolare, direi che è giunto il momento di scoprire di che colore andremo a farla. Parliamo di Deep Ocean Blue, sempre colore ovviamente APA. È un blu metallizzato, è opaco, quindi non è un super metallizzato, non avrà un effetto quasi glitter, ma l'effetto che darà sarà comunque che tenderà dal nero al blu, quasi fino al viola, comunque poi lo vedrete nelle immagini. Molto molto particolare, colore che a parer mio starà da Dio con il colore che ha scelto il nostro cliente per i cerchioni, che non è quello che vedete, bensì verranno verniciati in argento lucido, che daranno un po' di contrasto appunto al blu che è abbastanza scuro, ma richiameranno la pinza sempre blu. Tra le altre cose andremo poi a completare con i nostri dettagli, ovvero la parte inferiore delle boccole dei reni anteriori sul paraurti, sempre in blu, e poi due profilini sempre da 0,5 sul diffusore davanti e sul diffusore dietro. Quindi raga, non vedo l'ora di farvela vedere finita, partiamo con loro. La fiancata del passeggero è praticamente quasi terminata, ma io ci tengo a darvi due info su questo materiale. Per chi ci segue da tempo ben sa che la base scura del materiale tende a dare molta più profondità al materiale stesso, profondità che avete visto soprattutto nel video della serie 4 cangiante, che aveva una base nera, e di conseguenza anche in questo caso possiamo vedere come la tonalità svari dal nero al viola al blu. Ma ora concludiamo i tagli e poi ci rivediamo con l'altra fiancata. Fiancata e baule già completati, ci restano i due paraurti e le minigonne e il tetto, che andremo a fare in nero lucido perché stiamo valutando anche una possibile parasole, ma vediamo poi. Direi cominciamo con il paraurti posteriore. Come avete visto ragazzi, non c'è neanche bisogno di fonare perché le temperature si stanno alzando. All'interno del capannone abbiamo circa 23-24 gradi e vedete come la pellicola, in realtà ce ne sono di più, 23-24 gradi, e vedete come la pellicola, andandola a tensionare tra virgolette a freddo, ci permette di fare tutta la lavorazione come quando in inverno andiamo a scaldare con il phon.
Altro progetto M2 terminato, è uscito veramente una figata, raga. Siamo andati a completare il wrap profilando tutto il carbonio, sempre con il blu elettrico opaco. Abbiamo wrappato anche i due profili della mascherina e le barre sottostanti alle griglie della mascherina anteriore. Non so se si vedono in camera, ma l'effetto, raga, è veramente una bomba. Profilato le minigonne e profilato tutto il diffusore posteriore. E perché no, anche lo spoiler. Siamo andati poi a rimontare le parti verniciate, quindi maniglie, barre del tetto e antenna. E ultime due chicche sono state ricoprire la parte blu del logo con il nero lucido e con il montaggio. Che figura, aspetta, rifacciamo. Con il montaggio della targa magnetica. E con tutte queste modifiche anche questo progetto è terminato, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto, quindi nel caso vi ricordo sempre like e commentino, iscrizione al canale, raga, perché abbiamo fatto anche una roba con un cantante. Non so se sia già uscito, se uscirà, ma tenetevi forte. E noi, raga, ci vediamo al prossimo wrap. Circa un mesetto fa, Paki ci ha contattato direttamente su Instagram. Infatti abbiamo meno di un giorno per completarli entrambi. Non perdiamo altro tempo, partiamo con i lavori.